Abbiamo lasciato per ultimo Carmelo Arezzo, intanto per motivi di ospitalità. Lo ringrazio come sempre quando dottor Arezzo è convocato, risponde nonostante una miriade di impegni, sempre con grande disponibilità. Noi siamo grati alla Camera di Commercio per tanti motivi, sia per una profonda alleanza che si rinnova ogni anno con la Fondazione, con la Caritas, con i progetti che si portano avanti, sia per l'ospitalità gratuita di questi giorni e poi per il contributo di stasera. Dicevo all'inizio che l'integrazione passa anche attraverso i percorsi di inserimento lavorativo. Gli abbiamo chiesto proprio dal suo osservatorio di segretario generale della Camera di Commercio di dirci qualcosa su questo e anche di offrirci qualche dato. Grazie Tonino, io proverò a ridurre la durata del mio intervento perché mi rendo conto dell'orario e tra l'altro vedo che il programma preannuncia alle ore 21 il concerto importante di Roberto Casciapaglia e credo sia come dire, nelle aspettative di molti dei presenti poter andare ad ascoltarlo. Porto innanzitutto il saluto del Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Giannone, che è impegnato fuori sede, e della Giunta della Camera, che non solo ha accolto di buon grado, anzi con entusiasmo, di essere partner in questa avventura del Festival delle Relazioni, ma conferma di essere vicina alla Fondazione San Giovanni. Per numerosi motivi che non dirò perché li scopriremo insieme in questi pochi minuti del mio intervento. Mio intervento che si pone obiettivamente rispetto alle cose che ho ascoltato finora con un taglio in qualche modo diverso, perché mentre finora l'attenzione è stata opportunamente riferita ai flussi dei migranti, agli arrivi, all'esigenza di gestire questo grande problema, la mia attenzione si soffermerà su un aspetto che in qualche modo è invece assolutamente positivo, nel senso che è un arricchimento del territorio in funzione della capacità dello straniero di integrarsi in quella che è la presenza imprenditoriale, che è il tema che in qualche modo io affronterò, cioè la presenza di imprenditori stranieri anche provenienti appunto da aree extracomunitarie, lasciamo da parte ovviamente le iniziative che vengono dalla stessa comunità europea, rappresentano un valore aggiunto e rappresentano un'occasione nel contesto economico della crisi attuale per una risposta francamente, dalle cose che vi dirò tra poco, probabilmente sorprenderà anche alcuni dei presenti. D'altra parte, se parliamo di integrazione e se parliamo di relazioni a cui il Festival è intestato, credo che le relazioni possono certamente nuclearsi ed aiutare molto proprio nel mondo dell'economia, nel mondo dell'impresa, dove tutto gira e funziona in rapporto alle relazioni interpersonali. Ed ecco perché si giustifica che da tempo il sistema delle Camere di Commercio tiene in grande considerazione negli ultimi anni i dati che si ricavano dal proprio registro imprese riferite alle presenze delle imprese create, realizzate dagli immigrati. Io la mia riflessione, che ripeto sarà molto breve, è anche un po', come dire, una testimonianza di un work in progress, perché profitto di questa occasione per annunciare che su questi temi torneremo a discutere con maggiore approfondimento tra non molto, perché proprio ieri il Comitato Statistico Provinciale presso la Prefettura, e Sua Eccellenza lo sa, sia per iniziativa della Prefettura che per iniziativa dell'Istat regionale, ma coinvolgendo la Camera di Commercio, la Provincia, il futuro Libero Consorzio dei Comuni e il Comune di Ragusa, ha impostato il lavoro perché a dicembre nella nostra città si tenga un convegno regionale che faccia appunto il focus sulla situazione del fenomeno migratorio in generale nel nostro territorio. Sarà in quella sede evidentemente l'occasione per approfondire ulteriormente le tematiche e i dati che adesso proverò a proporvi. Innanzitutto il 2014 ci dice che l'Italia delle imprese è sempre più multietnica. Sono cresciute
ben di 23.000 unità le imprese individuali, perché a queste facciamo attenzione in quanto il tema delle società, pur coinvolgendo spesso imprenditori extracomunitari, è anche un tema in qualche modo evidenzia imprenditori già più qualificati, già più avanzati, quindi forse estranei alla dimensione del primo impatto col rendersi autonomi attraverso un'attività di impresa, che è invece più opportunamente riferita agli imprenditori individuali. E con queste 23.000 imprese individuali in più si è superata la quota di 335.000 unità imprenditori individuali nel suo complesso, che significa una ogni 10 imprenditori individuali invece italiani. Quindi il dato, come vedete, è un dato che va preso in grande considerazione. Gli imprenditori stranieri più numerosi sono quelli provenienti dal Marocco, con 64.000, con una fortissima presenza nel commercio, seguiti dai cinesi, 47.000, che normalmente sono più impegnati degli altri nei ristoranti e nelle aziende manifatturiere, prima fra tutte quelle tessili, ovviamente concentrate, come certamente sapete, in Toscana, e nelle attività ultimamente di servizio alla persona, perché c'è tutto un mondo del fitness, del benessere, che vede anche coinvolti imprenditori cinesi. Si conferma la presenza egiziana nella ristorazione, degli albanesi nella costruzione, e il primato della crescita però rispetto all'anno precedente spetta, anche qui un dato che forse qualcuno non immagina, al Bangladesh, che è aumentato come numero di imprese individuali nel corso del 2014 di ben 4.900 imprese, superando le 25.000 imprese individuali che sono essenzialmente nei servizi alle imprese. Dall'analisi peraltro emerge, ed è importante sottolinearlo, come le imprese individuali di immigrati, ecco perché dicevo in apertura è una risposta anche alla situazione della crisi, dimostrino una maggiore capacità di sopportare, di superare, di fronteggiare la crisi rispetto alle imprese di italiani, compensando con la loro crescita l'assottigliamento progressivo della componente nazionale. Ciò in virtù di una diversa dinamica sia delle iscrizioni che delle cessazioni, perché per esempio nel caso degli immigrati le iscrizioni sono aumentate di 4.264 unità rispetto al 2013 e le cessazioni si sono invece ridotte di 1.533 unità. Nel caso degli italiani accade, ahimè, come sappiamo, il contrario, e gli indici si chiudono con un saldo negativo. La dinamica dei paesi di provenienza, come dicevo, conferma che Marocco, Cina, Albania e Bangladesh sono i paesi d'origine delle comunità imprenditoriali straniere più rappresentate in Italia. In testa, invece, nel rapporto da un anno all'altro, come dicevo prima il Bangladesh, poi Marocco, poi Cina. Per quanto riguarda le regioni, anche in quasi molte regioni, anche nella Sicilia, il primato delle imprese individuali extra Unione Europea spetta al Marocco. Poi è chiaro che un'analisi dettagliata ci fa anche capire in che modo le imprese individuali di immigrati si inseriscono nei diversi settori. Ma è facile anche immaginare, in base alle conoscenze, che ecco, come nel caso della Cina è in testa nel settore della ristorazione, mentre nelle costruzioni l'Albania, nell'attività manifatturiere per via del tessile la Cina. La graduatoria per provincia, ed è questo un punto che volevo mettere a fuoco per quanto riguarda la Sicilia, di incidenza percentuale dell'impresa extra Unione Europea sul totale delle imprese individuali al 31 dicembre del 2014, dà la misura di come poi in realtà il tessuto imprenditoriale dell'area siciliana, rispetto al numero di immigrati che arrivano nelle nostre coste, non risponde, con almeno al momento, con un habitat complessivamente così idoneo a consentire l'insediamento dell'imprenditore nel nostro territorio, per cui i numeri maggiori sono in realtà nelle altre province. Per trovare la prima provincia siciliana bisogna arrivare a Palermo, con 6.464 imprese su 57.569 nel totale delle imprese individuali, quindi un indice di poco più dell'11%, e poi via via le altre province: Messina con il 7,21%, 2.624 su 36.000,
Poi c'è Ragusa, che ha un indice di 6,66%, 1.475 imprese individuali su 22.148. Le altre sono più distanziate, sia Agrigento col 5,95%, sia Catania col 5%, Siracusa col 5%, Caltanissetta poco meno del 5%, Trapani il 4,20%, fino ad Enna, dove addirittura l'indice è il più basso d'Italia in assoluto ed è l'1,67%. Come sono presenti, e ripeto, cerco di stringere e di andare verso la conclusione rapidamente, come sono distribuiti rispetto alla provenienza nel nostro territorio, nel territorio provinciale? E il Marocco, anche in provincia di Ragusa, con 433 imprenditori individuali ad essere il paese più rappresentato, ma non è la presenza più alta, anche percentualmente, rispetto alle altre province siciliane. Il Marocco è fortemente presente, per esempio, a Palermo e Messina. Poi il Bangladesh, complessivamente in Sicilia, è al secondo posto, con oltre 3.000 imprenditori individuali, ma c'è una forte concentrazione su Palermo. 2.400 stanno su Palermo, gli altri, quindi, poco più di 600 si ripartiscono tra tutte le altre province siciliane. Questo già ci dà un'indicazione, e sugli altri numeri si potrebbe fare e si farà, ripeto, in vista del convegno futuro una riflessione più attenta, che molto spesso le presenze di imprenditori immigrati provenienti dai paesi fuori dall'Europa vivono per concentrazioni di popolazione, di provenienza del loro paese, amano ritrovarsi sostanzialmente in aree dove possono costituire comunità. È un fatto fortemente positivo per un verso, credo sia anche, Cardinale converrà con me, anche un fatto in qualche modo che non agevola la piena integrazione, perché rischiano probabilmente di chiudersi a riccio nella loro etnia, nella loro provenienza. Poi ancora la presenza cinese a Ragusa con 178 non è particolarmente significativa rispetto alle altre province della Sicilia, è ben rappresentata, quasi la più alta anche in termini assoluti, nonostante la nostra popolazione sia naturalmente inferiore ad alcune altre province, quella tunisina con 292 imprenditori individuali. Qui c'è anche un retaggio storico, nel senso che la presenza tunisina nel territorio data più indietro rispetto alle altre. E poi ancora il Senegal è fortemente rappresentato a livello regionale, un po' meno nella nostra provincia, e infine la sesta presenza è quella dell'Albania, con per la verità 239 imprenditori in Sicilia, però qui il dato è invece, anche qui sempre a testimonianza di quell'idea di creare delle presenze che siano collegate allo stesso paese, 116 di questi 239 imprenditori individuali sono a Ragusa e sono peraltro fortemente impegnati nel settore delle costruzioni. Quindi a Ragusa c'è questa presenza albanese particolarmente significativa. Avevo dati che consentivano di fare dei raffronti, credo interessanti, col 2011, ma mi permetterete, credo sia opportuno probabilmente cercare di andare un po' più veloci e di avviarmi veramente verso la conclusione. Questo rapidissimo, a volo d'uccello, probabilmente un po' confuso, e di questo vi chiedo scusa, ma la fretta a volte crea questa difficoltà, analisi sulla presenza degli imprenditori stranieri di provenienza extracomunitaria nel territorio nazionale, perché abbiamo fatto riferimento anche alle altre province, ci dice anche, come dicevo prima, che il dato vede più forte la presenza in aree che non sono le nostre, anche se l'analisi storica degli ultimi anni ci dice che mentre altrove questo dato si è un po' fermato nelle province del nord, mantenendo quindi gli stessi numeri, da noi è in costante crescita, per cui mi pare di capire che il tessuto imprenditoriale di questa, anche della nostra provincia, più in generale della Sicilia, ma ovviamente faccio riferimento alla mia provincia, si avvia sempre di più a diventare un territorio imprenditoriale realmente interculturale, realmente e quindi capace, idoneo, immagino, spero, mi auguro, a creare occasioni vincenti di reale integrazione, perché se gli imprenditori dialogano tra loro, come è normale che sia, significa creare anche un dialogo che va al di là dell'aspetto meramente operativo, meramente commerciale.
In questo contesto devo dire che abbiamo alcune situazioni che ci aiutano ad immaginare un percorso che sia ulteriormente vincente, nonostante le mille difficoltà di questo momento e nonostante il dibattito che sul tema dei migranti, come abbiamo sentito da chi mi ha preceduto, è oggi ricco anche di molti interrogativi ed è tutt'altro che sereno. Cosa sono? Sono la presenza nel nostro territorio della Fondazione San Giovanni, non perché siamo qui ospiti della Fondazione, ma perché credo che nel tempo stia svolgendo e svolga un ruolo particolarmente importante, non solo per la qualità delle cose che fa, ma anche per il modo, per l'impostazione culturale che ha voluto dare a questo approccio. La presenza di una Caritas diocesana che è di estrema validità e di estrema funzionalità e che ha la capacità anche qui di uscire dal semplice momento di aiuto e di solidarietà per diventare strumento di analisi e di conoscenza del problema, e quindi anche di questo credo possiamo avvantaggiarci. Una presenza universitaria, ahimè l'unica rimasta nel territorio, che è della facoltà di lingue dell'Università di Catania, presente solo nel nostro territorio, che credo possa, già adesso rappresenta e possa sempre di più rappresentare, facendo determinate scelte, un'occasione vincente per collaborare fortemente per una reale integrazione delle presenze nel territorio. Non solo, ma favorendone anche indirettamente le occasioni di formazione di eccellenza e di crescita culturale di chi vive da noi e di chi ha scelto di stare nel nostro territorio. Di contro, se questi sono alcuni elementi che possono essere raccolti come positivi, devo dire che ci sono altre esperienze, anche che riguardano la Camera di Commercio, quindi il mio lavoro, la nostra struttura, che non ci aiutano molto, speriamo possano avere delle inversioni di tendenza. Noi abbiamo creato per alcuni anni una consulta dell'imprenditoria extracomunitaria, devo dire che il risultato non è stato per nulla incoraggiante, perché abbiamo dovuto constatare che l'interlocuzione probabilmente va ripetuta, probabilmente oggi ci sono tempi più maturi perché possa funzionare in un certo modo, l'interlocuzione con i rappresentanti degli imprenditori extracomunitari finiva con l'essere o irraggiungibile in alcuni casi, gli imprenditori cinesi sono assolutamente, per esempio, alla nostra esperienza, chiusi in se stessi ed è assolutamente incomprensibile poter dialogare in funzione di una crescita comune con la loro presenza, in altri casi veniva vista come un'occasione per la quale, essendo coinvolto un ente pubblico, potessero venire fuori soltanto contributi, agevolazioni, aiuti, tutto quello che invece chiaramente va in una logica assolutamente non praticabile, perché falserebbe i concetti di concorrenza, di convivenza tra le imprese nel nostro territorio. Quando invece noi da quello strumento aspettavamo ci venissero suggerimenti, indicazioni, per esempio per adeguare al meglio alle loro esigenze e alle loro attese le strutture burocratiche, i percorsi burocratici, è stato detto la complessità degli iter burocratici, già difficili spesso per i cittadini italiani, immaginate cosa diventano per cittadini che italiani non sono. Ancora un altro elemento che non ci aiuta molto e sul quale io quindi farei affidamento e chiamerei a raccolta il mondo delle associazioni di categoria, degli imprenditori che poi sono i gestori diretti delle camere di commercio. Il tema, spesso finito sui giornali, certamente con un'amplificazione mass mediatica che non dice tutta la verità sulla sostanziale integrità degli imprenditori del nostro territorio, mi riferisco al tema dello sfruttamento di lavoro per i lavoratori extracomunitari o per i lavoratori stranieri, per esempio nel mondo agricolo, nel nostro territorio o in altre attività imprenditoriali. Anche su questo forse occorrerebbe una presa di distanza e una sottolineatura più forte, più sentita da parte del mondo dell'imprenditoria sana, che è certamente la quasi totalità di questa provincia. Allora, e veramente mi avvio alla conclusione. Ecco, io penso come proposte, mi auguro, sogno, se volete, che credendoci fino in fondo nel mondo delle camere, alle quali ho dedicato e dedico le mie intere giornate di lavoro, che per esempio la consulta degli extracomunitari, degli imprenditori extracomunitari possa essere riproposta, possa tornare a essere e ad essere più attiva di quanto non fosse in passato, ma perché no, possa diventare in una logica nazionale un suggerimento comune a tutte le camere di commercio.
perché no, pensare che possa diventare addirittura obbligatoria, essere un riferimento fisso all'interno delle Camere di Commercio. O addirittura, forse questa è l'utopia, che i consigli camerali nel tempo, che sono formati dai rappresentanti degli imprenditori e dei vari settori, possano ospitare, così come si sono aperti nel clima della pari opportunità alla necessaria presenza femminile, possano ospitare necessariamente anche un rappresentante dell'imprenditoria extracomunitaria di un territorio. Questo è il contesto. Mi sono forse dilungato, consentitemi di chiudere con una citazione, sono così pretenzioso da farla e da proporla a voi. Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartengono. Gli uomini imparano ad odiare e se possono imparare ad odiare, possono anche imparare ad amare, perché l'amore per il cuore umano è più naturale dell'odio. La citazione è di Nelson Mandela. Io mi permetto molto più modestamente di aggiungere che se l'amore si può imparare, forse tutti noi abbiamo il dovere di insegnarlo alle future generazioni. Grazie. Grazie, Carmelo.